In questo video vediamo come si possono ricavare le formule del moto parabolico, le quattro formule, due per il moto X e due per il moto Y, a partire da due formule sole, che sono le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato di un oggetto che genericamente accelera o frena e al trascorrere del tempo si troverà in una certa posizione S e avrà una certa velocità V, che dipendono dalla posizione iniziale S0 all'istante 0, dalla velocità iniziale V0 e dipendono anche dal fatto che l'oggetto accelera o frena più o meno, più in caso di accelerazione, meno in caso di frenata. Quindi ora basta declinare queste due formule di posizione e velocità per il moto orizzontale e per il moto verticale che insieme combinati danno il moto parabolico. Sappiamo infatti che il moto parabolico è una combinazione di un moto rettilineo uniforme in orizzontale e di un moto uniformemente accelerato in verticale, con l'accelerazione di gravità g rivolta verso il basso. Tenendo conto di queste cose, vediamo come si declinano queste formule, quindi. Innanzitutto, per scrivere la posizione della proiezione dell'oggetto che vola, quindi della proiezione x, sostituisco la posizione s e la posizione iniziale s con 0 con x e x0 e faccio lo stesso con le y sull'asse verticale, sostituisco s e s0 con y e y0. Poi nel moto rettilineo uniforme lungo x non c'è accelerazione, la velocità è costante, quindi i due termini di accelerazione, questi due, li tolgo. Mentre invece nel moto lungo y, siccome c'è un'accelerazione rivolta in basso, questi due termini di accelerazione li lascio, metto il segno meno perché la g è rivolta in basso e sostituisco a con g. Quindi finora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricopiato le due formule di posizione e velocità nel caso del moto lungo x e del moto lungo y. Abbiamo sostituito le s con le x oppure con le y. Qua abbiamo tolto i termini di accelerazione nel moto rettilineo uniforme, quali abbiamo lasciati con il segno meno e con la g al posto di a. A questo punto basterà che anche alle velocità mettiamo una x o una y in base al fatto che stiamo parlando del moto orizzontale, allora metteremo vx, v0x, vx, v0x e anche qua questo v0 diventa v0x. Ho appena corretto, non che fosse sbagliato, era comunque giusto perché Vx e V0x sono la stessa cosa, in quanto la componente orizzontale di velocità non cambia, però così è più chiaro, perché si vede che questa formula è identica a questa con le sostituzioni che le s diventano x e la V0 diventa V0x. E la stessa cosa faccio nell'altra formula, V e V0 diventano Vx e V0x. Questo vuol dire che la velocità non devo prendere tutta questa velocità obliqua e non devo prendere la V0 obliqua, ma soltanto le componenti orizzontali, cioè la V0x e questa Vx. E la stessa cosa faccio ricopiando questa formula sotto e V e V0 ci metto le Y, VY e V0Y. Cosa significa? Che invece di prendere questa velocità V0 prendo la sua componente verticale, V0Y. E invece di prendere questa velocità obliqua v, prendo la sua componente verticale vy. Le formule quindi sono finite. In definitiva, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricopiato queste due formule valide per ogni moto rettilineo uniformemente accelerato, sia nel caso del moto rettilineo uniforme orizzontale che nel moto rettilineo uniformemente accelerato verticale. Quindi ricopiate al posto delle s, le x e le y, al posto delle v e v0, le v0x e le vx. Oppure le v0y e le vy. Al posto dei termini con l'accelerazione, niente qua nel moto rettilineo uniforme, oppure meno g nei termini invece del moto rettilineo uniformemente accelerato lungo y. Ed ecco le quattro equazioni del moto parabolico, due equazioni per la x e due per la y, oppure se si preferisce, due per le coordinate del punto P, quindi la coordinata x e la coordinata y, cioè l'altezza del punto P, e sono la prima e la terza, la coordinata x dopo un certo tempo t e la coordinata y dopo un certo tempo t. E le altre due per le componenti di velocità, la vx e la vy, che sono queste due componenti qua. La Vx dopo un certo tempo t è questa formula, la Vy dopo un certo tempo t è quest'altra formula.